Senatore Paolo Arrigoni, qual è il giudizio della Lega Nord su questo decreto Ilva del governo Letta? Il giudizio è assolutamente negativo, mentre vediamo positivamente il commissariamento dello stabilimento di Taranto con l'obbligo da parte dell'attività produttiva di destinare i proventi per le spese del necessario risanamento ambientale, perché non vogliamo che a Taranto ci sia un'altra Bagnoli, un'area abbandonata a se stesso. Però il decreto è vuoto per alcuni aspetti e ha dei contenuti assolutamente non condivisibili. Per esempio, si decide di commissariare tutta l'impresa l'Ilva e non semplicemente lo stabilimento di Taranto. Peraltro il decreto rappresenta una cornice tale per cui in futuro il governo potrebbe commissariare di sue iniziative altre imprese che gestiscono uno dei 57 siti di interesse nazionale. C'è poi una cosa assurda: nonostante c'è la possibilità di questo decreto, non si vuole risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti dello stabilimento di Taranto, benché all'interno dell'area dello stabilimento ci siano due discariche che hanno avuto il via alla valutazione di impatto ambientale, ma per incomprensibili motivi non vengono autorizzate all'esercizio. Si sta parlando di due impianti importanti che, se non vengono autorizzati, rischiano di ritardare nel tempo l'intervento di risanamento ambientale o al limite anche quello di dover ricorrere allo smaltimento al di fuori della regione dei rifiuti, e questo assolutamente non lo possiamo accettare.